mostra até onde você vai. Buonasera e benvenuti allo Sport City. Dopo il segnale lanciato dai campioni in carica del Checco dello Scapicollo nell'altra semifinale, la risposta deve arrivare da Eurobet Palermo o dalla Venere in Bikini, che si affrontano stasera. Calcio di punizione per l'Eurobet Palermo dalla media distanza, la traiettoria è corta, a cercare Tubani al lato corto, prova a liberare il sinistro, para, blocca sul primo palo. La distanza è molta, ma Angelè potrebbe andare anche da qui. La rincorsa sembra per un tiro, parte il destro di Angelè che spiove, blocca ancora, Manuel Opara. Andrea Eusepi sul punto di battuta, parte il suo destro che spiove altissimo sulla traversa. La Venere in Bikini in possesso difensivo, qui c'è un pallone alzato verso Opara che deve disimpegnarsi, lo fa bene rinviando col sinistro, poi c'è la sponda di Borci, occhio a Cifani, uno contro uno, Cifani cerca dentro, Principalli è solo e non sbaglia, Lorenzo Principalli tutto solo, l'Eurobet Palermo sul rinvio di Opara si fa sorprendere 1-0. Corner per la Venere, viene battuto sul secondo palo, c'è la sponda, Caperchi prova a uscire, occhio a Borci, si gira e poi Caperchi blocca. L'Eurobet Palermo in ripartenza con un lancio dalla fascia destra, prova a involarsi Tubani, Tubani se l'allunga, entra in aria, occhio a Tubani, la deviazione d'Anversa, colpisce il pallone sulla linea di porta e lo mette dentro proprio all'ultimo, Tommaso d'Anversa pareggia. Ed è l'ultima azione di Eurobet Palermo, Venere in Bikini, semifinale dei playoff di andata. 1-1, ci aspettavamo forse di più, ma il verdetto è rinviato alla Stella Azzurra. È stata una partita, come dicono fuori, brutta, ma brutta perché a alti livelli, comunque loro prestavano bene, il primo tempo ci hanno prestato veramente bene, non siamo mai riusciti quasi a giocare. Nel secondo tempo abbiamo preso un po' in mano il gioco, abbiamo trovato il gol e alla fine sfortunatamente abbiamo preso il gol del pareggio. Abbiamo assistito al primo tempo di una partita lunga 100 minuti, è stata intensa, è stata una grande partita. Sapevamo che con squadre così forti diventano c'è il rischio di partite troppo tattiche, è stata per me una bella partita. Noi non abbiamo mollato fino all'ultima, abbiamo preso gol forse nell'unica occasione che abbiamo concesso agli avversari. Loro sono stati bravi, loro sono fortissimi, andremo alla Stella Azzurra, ce l'andiamo a giocare fino in fondo.